Skål a tutti vichinghi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare ci tengo innanzitutto a scusarmi del perché sono completamente sparito in questo periodo. Diciamo che c'è un susseguirsi di cambiamenti. Io in questo periodo ho, diciamo, avuto degli impegni lavorativi. E sono stato impegnato con vari progetti che appunto mi hanno coinvolto in prima persona e oltretutto mi sono aperto il canale Twitch, dove io non ho un giorno preciso per streamare, però almeno 2-3 volte a settimana faccio le live. Comunque troverete in info box il mio link per il mio canale di Twitch. Mi raccomando, andatemi a seguire su Twitch. Ci sono altre novità in vista, quindi restate sintonizzati sul mio canale e scopriremo insieme quale novità ci riserva il futuro. Ma non crogioliamo tanto in queste cose. Ora sono qui, sono tornato e porterò sempre nuovi contenuti. Sono Barbarian Sam e insieme a me oggi scoprirete le origini della Pasqua. Quella che oggi voi chiamate Pasqua, o che tutti noi chiamiamo Pasqua, era anticamente la festa di Oestre, o comunemente chiamata tra i pagani Ostara. La festa di Ostara è l'equinozio di primavera, la festa appunto del solstizio di primavera, festeggiata il 21 marzo. Ostara è una dea teutonica che simboleggia la natura, la primavera, la rinascita, la fertilità e l'abbondanza. Ecco perché i segni molto più importanti di questi festeggiamenti sono appunto le uova, che simboleggiano la rinascita, la lepre, i conigli per la loro fertilità e per la loro rapidità nel riprodursi. Quindi Ostara è legata ai fiori di primavera, è legata al prato appunto fiorito, a tutto ciò che riguarda la rinascita della natura. Durante questo periodo c'è un equilibrio tra il giorno e la notte, ossia che sia il giorno che la notte hanno entrambe stesse durata. Quindi non è come nel Sabba di Samhain, che la notte è più lunga del giorno, perché muore il sole e si attende la rinascita del nuovo sole. Quindi ora, terminato il Sabba di Samhain, è iniziato il Sabba del solstizio di primavera, ovvero il Sabba di Ostara. Il sole è rinato, quindi è rinato questo nuovo sole, e che la notte adesso ha la stessa durata del giorno. Nel periodo medievale, dal momento che i cristiani, non proprio i cristiani, ma diciamo la Chiesa in sé per sé, ha iniziato a distruggere tutte le culture pagane, eccola là. No, poteva di certo mancare Ostara? Ovviamente no. Quindi non sono riusciti a distruggere nemmeno Ostara. Parliamoci chiaro. Nessuno dei quattro sabba maggiori sono riusciti a distruggere, ma li hanno convertiti. Quindi adesso la festa di Ostara non è più la festa di Ostara, ma la festa di Esther. Sono un ciuccio in inglese, che significa appunto Pasqua. Quindi la simbologia dell'uovo non è altro che la rinascita di una nuova vita, la rinascita del sole, l'abbondanza e la fertilità,
In questo periodo arrivano appunto le belle giornate, arrivano i fiori di campo belli, profumati, che inalano le nostre giornate molto belle. Diciamo anticamente, durante questi riti pagani, durante questo sabba, si ricorrevano a pratiche del tipo. Come lo dovevo spiegare? Cioè, mica lo dovevo dire che. Ah, gliel'ho appena detto. No. Una delle pratiche, appunto, è quella lì, proprio perché sempre per simbologia della fertilità, quindi non c'è nulla di pornografico, è tutta una questione puramente spirituale. Non posso continuare il discorso, altrimenti mi segnalano il video. Questa pratica è presente ancora oggi. Infatti, il neopaganesimo la pratica questa roba qui. Proprio perché il neopaganesimo tende comunque a mantenere vive quelle tradizioni antiche appunto del paganesimo. È normale, no? E wow, ricapitolandolo, oggi si festeggia la Pasqua come punto morte e resurrezione di Cristo. Diciamo che la resurrezione appunto di Cristo è la rinascita appunto del sole, solamente che per i pagani appunto è la rinascita del sole, mentre per i cristiani è la rinascita di Cristo. Cristo come simbolo del nuovo sole che è rinato. In questo caso è risorto perché è morto, poi risorto, insomma è contorto questo. Gazzetto! Vichinghi, questo video di profonda cultura storica, storica, finisce qui. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, mettete like, condividete il video e mi raccomando, non dimenticatevi per favore di seguirmi anche su Twitch, così ci divertiremo insieme. Con cose che, beh, non lo scoprirete se prima non mi seguirete su Twitch. Skol a tutti e ci rivediamo.